Allora, siamo in diretta per il Tour de Géant, quasi sono praticamente le 16:06 minuti. C'è un gigantesco francofolle che vedo provato ma sorridente, sta demolendo i primati. Franco, ti rubo 30 secondi e 2 ore di vantaggio in più su chi ti segue. Ma quando è che arrivi a coprire questo passo? Non lo so, non lo so, dai. Oh, Vedremo però anche gli altri stanno andando forte, rispetto a te no. No, no, dai. Franco, un toro eccezionale, non hai sbagliato niente. Adesso giù verso Lomona tutta, No, tutto. Andiamo tranquillo, sereno. tranquilli, sì. Ho la mia tabellina. Fisicamente Io stai avevo un benissimo. piccolo sogno e speriamo che sia Vogliamo vero. Non parlare? siamo No. niente. No, stiamo tranquilli, dai. Però ti vedo benissimo, Sì, no, sereno in sto volto. bene, sì. Per Condizione fisica ottima, psicologica a mille. adesso sì, però c'erano ancora due colli. Sai che ti dico, io spero in un record, poi chi se ne No, frega, dai. sotto le 70. Franco, qui c'è tutta la Valle d'Aosta, c'è la tua montagna, ci sono le mucche, c'è la tua gente che ti aspetta. Sei un grande, io mi emoziono, stavolta ti vedo. Anch'io mi sto emozionando tanto, credimi, questi Franco, giorni bellissimi. ci vediamo Guarda, domani. sai che ancora un po' di colle. Un gigantesco francofolle che passa qui a Berio d'Amont. Siamo sopra Olomondo, lui passa qui alle 4 e qualche minuto, quindi proiezione direi verso le 5:17, Collet in basso. A vedere il passo di Collet domani mattina alle 6, Franco, se non prima, sarà al traguardo. Abbiamo parlato con lui prima del Tor, beh, lui ha un grande sogno, quel sogno, beh, ve lo dirà lui, non di certo io, ma direi che Franco è ben messo verso questo sogno. Adesso passa, la falcata è buona, tenuto conto che siamo al 200 e di fatto è 80esimo chilometro e più, siamo a 2000 metri, lui scende ancora per 800 metri, poi sarà in basso di fatto al punto di controllo di Olomouc, lì la base vita e poi via via. Fotografi che volano di qua e di là a immortalare le gesta di questo eroico Franco Collet, un Collet che adesso va giù a tutta verso Olomouc. Dietro c'è il vuoto, lui passa qui di fatto a Berio, siamo sopra Olomouc e gli altri devono raggiungere ancora il punto di controllo di Oyas, di fatto a 2 ore e mezza di vantaggio sul secondo o da quelle parti.